Ho guardato i prezzi dei voli 2 giorni fa, costavano 80 euro, adesso costano 140 euro. Ma perché è aumentato? Per il dynamic pricing. Per? È il dynamic pricing per cui i prezzi dei voli cambiano nel tempo e non sono sempre Sì, uguali. ma è legale questa cosa. Dai, Sì, adesso dai, ti spiego come funziona. Andiamo subito. spiegamelo tu, Mary, per favore. Lo sappiamo, i prezzi dei voli non hanno un costo fisso, ma variano nel tempo anche a distanza di poche ore. Dipende da quando lo compriamo, ma anche per quando lo compriamo. Se per esempio voglio andare a Madrid il 10 ottobre, spendo 20 euro. Sotto Natale invece ne spendo 200. Ma è normale, tutti vogliono andare in vacanza, sale la domanda e sale anche il prezzo. E non succede solo con i voli, ma anche con gli hotel o quando affitto una macchina. Ma questo lo sappiamo, è successo a tutti. E se vi dicessi che il dynamic pricing viene usato anche nei supermercati e nei negozi online, ma non solo, non dipende solo dalla domanda, ma può dipendere anche dalle specifiche preferenze di ogni utente, cioè persone diverse possono vedere prezzi diversi. Ragazzi, se il vostro sogno è vederci arrivare nelle scuole di tutta Italia, è il momento di supportare la nostra missione cultura. Se volete saperne di più, trovate il link in descrizione. Insomma, se i prezzi dei voli cambiano sempre, quando conviene comprarli? Un mese prima, 3 mesi prima oppure poco prima di partire? Non è una risposta semplice, le variabili in gioco sono tante. Cerchiamo di capirle. Il fatto principale da tenere a mente è che le aziende cercano di massimizzare i loro profitti, cioè guadagnare di più, ma anche sprecare il meno possibile e incentivare all'acquisto in momenti in cui nessuno acquista. Però alzare i prezzi a caso è sconveniente, nessuno comprerebbe, o comunque pochi. Quindi vengono modificati con una precisa strategia, cioè seguono la domanda. Quando è maggiore, cioè più gente vuole comprare il volo, il prezzo sarà maggiore. Mentre se un volo è semivuoto, i prezzi scendono, così da spingere le persone a scegliere proprio quel volo. Se poi effettivamente tante persone decidono di comprarlo e il volo si riempie, il prezzo torna a salire. Spesso vengono stabilite delle differenti fasce di prezzo per la stessa classe, quindi per esempio i primi 100 che comprano il biglietto pagano meno, i secondi 100 un po' di più e gli ultimi 100 molto. Insomma, meno posti ci sono e più costeranno. Per questo motivo i prezzi cambiano nel tempo. Considerate che i voli vengono pianificati con 11-12 mesi di anticipo e i prezzi seguono man mano la domanda secondo quello che abbiamo detto. E questa dinamica crea una continua oscillazione del prezzo, con picchi bassi dove è conveniente comprare e alti dove comprare ci costa tanto. Quando poi ci si avvicina alla data di partenza, 1 o 2 mesi prima, sempre a seconda di quanto un volo è richiesto, il prezzo inizia a salire. Questo viene fatto anche per soddisfare diverse esigenze. Chi vuole spendere poco sa che può farlo muovendosi in anticipo e comprando nei momenti giusti. Chi invece ha bisogno di comprare i voli all'ultimo, cioè chi viaggia per lavoro, non è attento al prezzo, paga l'azienda. E il fatto che il prezzo sia molto alto a ridosso della partenza fa sì che alcuni posti siano sempre disponibili per questo tipo di passeggeri. Ah, e anche il momento della giornata in cui acquistiamo può essere importante, mattina o sera, di weekend o durante la settimana, ma su questo ci sono opinioni differenti e non esiste una vera risposta, perché le nostre dinamiche e preferenze cambiano e così anche la domanda e quindi i prezzi. Cioè, per dire, se scoprissimo che il martedì è il giorno più conveniente per comprare i voli, tutti compreremmo il martedì, ma a quel punto diventerebbe il giorno con la domanda più alta e quindi salirebbero i prezzi e non sarebbe più il giorno più conveniente. Insomma, non è facile stabilire quando è conveniente comprare, ma è utile considerare i fattori che stiamo sottolineando come il periodo in cui vogliamo viaggiare. Durante le vacanze costa di più perché la domanda è molto alta, mentre fuori stagione i prezzi sono più bassi, così da incentivare i consumatori a viaggiare anche in periodi meno convenzionali. Ma ci sono anche altri fattori a influire sul prezzo, per esempio il costo delle materie prime, la benzina, oppure situazioni geopolitiche particolari, ma anche soprattutto il mercato. Se un'altra compagnia apre la stessa tratta, cambiano le carte in gioco e grazie a un cambio di prezzo una compagnia aerea può migliorare la propria competitività. Così appunto le compagnie cercano di livellare la domanda, controllandola per mantenerla costante nel tempo. Ed è vero, questa dinamica consente ai prezzi di crescere molto, ma anche di scendere molto, permettendo così a più persone di viaggiare in periodi diversi, in questo caso. E dico in questo caso perché il dynamic pricing non si applica solo ai voli, ma come abbiamo detto anche agli hotel
o all'affitto di vetture. E le dinamiche dei prezzi sono più o meno le stesse che abbiamo descritto ora. Però c'è un però. Negli ultimi anni il dynamic pricing è cambiato, si è evoluto, ha allargato il suo campo di azione. Non riguarda più solo aerei o alberghi, ma anche concerti, servizi di trasporto, per esempio Uber, oppure negozi online, app di acquisti. Sì, perché mentre un tempo i prezzi variavano in generale, per tutti, e lo facevano a scaglioni per fasce di prezzo, ora invece siamo nell'era del digitale, dei dati, delle preferenze. E questo ha consentito due cose. La prima è il cosiddetto continuous pricing, cioè la modifica continua dei prezzi, anche di poco, grazie ad algoritmi che valutano in modo istantaneo la domanda, come si sta muovendo il mercato e come ottimizzare i prezzi di conseguenza. La seconda novità è la valutazione delle singole preferenze, detta dynamic bidding. Questi algoritmi regolano i prezzi a seconda di chi hanno davanti, a seconda delle sue ricerche, quindi non valutano solo la domanda in generale, ma la domanda specifica di chi sta acquistando. Per capirci, prendiamo l'esempio dei voli. Se io ho cercato lo stesso volo più volte, il suo prezzo potrebbe crescere per me e non per tutti. E questo, per esempio, avviene grazie ai cookie, che memorizzano le nostre informazioni su uno specifico sito. È per questo che a volte è suggerito di fare le proprie ricerche con la modalità di ricerca in incognito. Oppure, al contrario, se per esempio io compro sempre felpe su una certa app, ed è tanto che non compro nulla, l'app potrebbe propormi uno sconto personalizzato per incentivarmi a comprare qualcosa che mi piace. Insomma, mi invoglia a fare un acquisto conveniente che altrimenti non avrei fatto. E questo accade anche in molti negozi fisici, soprattutto negli Stati Uniti. La presenza di segnaprezzo digitali ha consentito l'applicazione del continuous pricing anche nei supermercati, così da livellare la domanda dei prodotti più richiesti e al tempo stesso diminuire il prezzo di quelli meno venduti, con l'intento dichiarato di volerne incentivare la vendita così da non provocare sprechi, visto che i cibi scadono. E nei negozi i prezzi possono cambiare anche a seconda del posto fisicamente. Se sto comprando in un negozio più piccolo o più grande della stessa catena, lo stesso identico prodotto può avere prezzi diversi. Per esempio, più grande è il supermercato di una stessa catena e meno costano i prodotti. Insomma, il dynamic pricing cerca di far combaciare meglio la domanda e l'offerta, abbassando e alzando i prezzi per aumentare il guadagno delle aziende, ma anche coprire esigenze diverse. Ma se da un lato questo consente di acquistare a bassi prezzi in alcuni periodi e in generale consente al prezzo medio dei beni di scendere, dall'altro può provocare degli abusi da parte del mercato, cioè prezzi che quando salgono sono davvero troppo alti. Un esempio è stato il caso eclatante del concerto degli Oasis di qualche mese fa. L'intento di utilizzare il dynamic pricing per i biglietti era quello di diminuire il bagarinaggio, cioè la vendita di seconda mano a prezzi alti, ma il risultato è stato che il prezzo dei biglietti è schizzato alle stelle quasi subito, vista l'altissima domanda dei fan. Questo fenomeno ha evidenziato la necessità di regolamentare il dynamic pricing a livello istituzionale per evitare che danneggi i consumatori a vantaggio delle aziende. Ci sono stati come l'Australia che hanno dichiarato di volerlo addirittura vietare. E per quanto ci riguarda, l'Unione Europea si sta muovendo per regolamentarlo. Bene ragazze e ragazzi, grazie per avermi seguita fino a qui. Io spero che il video vi sia piaciuto e se avete qualche osservazione scrivetela nei commenti. Io intanto vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.